Benvenuto al primo episodio di Geek Off. In questo episodio ho ospitato Pietro Lio di Musisopical Life, un nuovo canale che parla della correlazione tra musica e filosofia. Gli ho chiesto di rispondere ad una semplicissima domanda, che è questa qui. Ehi là, buongiorno a tutti e grazie Roxy per l'ospitalità. Io sono Pietro di Musisopical Life e sono ben lieto di essere il primo ospite qui a Geek Off. Ma bando alle ciance, veniamo subito a noi. Cosa può insegnarci l'opera di Utile sulla nostra vita quotidiana, Bella domanda. Facciamo così. L'ultima volta Rox ci ha parlato di Didone ed Enea, questa fantastica e splendida opera di Henry Purcell. Allora proviamo a prenderne tre piccoli momenti e a ragionarci un po' su, vedendo che cosa salta fuori. Siete pronti? Io sì. Andiamo. Come primo momento vorrei prendere l'inizio. Siamo in una di quelle classiche situazioni in cui tutto va bene, non ci sarebbe proprio di che lamentarsi, ma un motivo salta fuori lo stesso. Didone è tormentata perché ama Enea, ma non riesce ad abbandonarsi ai suoi sentimenti. Tuttavia, con qualche piccolo aiutino esterno, trova infine la maniera di sciogliersi e di dichiarare ad Enea il suo amore per lui. Come secondo momento, consideriamo la comparsa della maga e delle streghe. Come ci ricordava giustamente Rox, la loro caratteristica distintiva è il sadismo gratuito. Ognuno ha i suoi hobby, e infatti si presentano come coloro che godono nel perseguitare la sorte dei felici. Infatti ordiscono il famoso tranello per spingere Enea a riprendere il mare, di modo che la sua amata Didone cada vittima di un dolore fatale, provocando così la disfatta di Cartagine. Come terzo momento, consideriamo l'ultimo dialogo tra Didone ed Enea. Lei è devastata dalla notizia della sua partenza, ed Enea, vedendola soffrire così amaramente, allora fa un passo indietro e rinuncia, dichiarandosi disposto ad andare contro il volere del potente Giove, pur di rimanere con lei. Tuttavia Didone lo respinge rabbiosamente, arrivando a dirgli che se fosse rimasto un secondo di più si sarebbe suicidata. Allora Enea, malincuore, rinuncia e la lascia, e Didone muore consumata dal dolore tra le braccia della sorella. Ora, torniamo alla domanda di Rox. Cosa possono insegnarci questi tre momenti di Utile sulla nostra vita quotidiana? Partiamo dal primo. Qui vediamo Didone che ha difficoltà ad abbandonarsi al suo amore per Enea. Secondo la mia personalissima interpretazione, possiamo leggere questo fatto come la difficoltà, in generale, a vivere un desiderio intimo e profondo. Chiaramente non vi sto parlando di quei desideri superficiali e indotti, ma di quelli che stanno alla base della nostra personalità, senza la cui soddisfazione non ci è possibile vivere serenamente, oppure, come nel caso di Didone, non è possibile vivere affatto. Possiamo trovare diversi esempi per questi desideri. Possono essere il bisogno di amicizia, o di un po' di pace nella propria famiglia, oppure il bisogno di avere un obiettivo che ci dia la fondata impressione di stare facendo qualcosa che vale la pena di essere fatto. Comunque si prende la cosa, il minimo comune denominatore tra questi desideri è, come il dramma ci suggerisce, l'amore. Si amano gli amici, si ama la famiglia, si ama la propria attività. Oppure, come nel caso di Didone, si ama un bel figaccione alto 2 metri che è valoroso come Anchisi e al contempo sexy come Venere. E la cosa importante è comunque che l'amore può essere visto come la base di qualsiasi desiderio profondo. Però, come ben sappiamo, l'amore è spesso osteggiato e ostacolato da qualcosa che lo distorce. E questo ci riporta alla figura della maga con le streghe. A mio avviso possiamo interpretarle come quelle vocette che appartengono o a persone del nostro ambiente o all'ambiente della nostra testa
che ci ripetono costantemente delle cose che ci sviliscono, scoraggiandoci nelle nostre azioni, nelle nostre decisioni e nei nostri comportamenti. Ora, queste voci possono parlare in vario modo, ma il succo del discorso è sempre quello. Rinuncia. Rinuncia all'amore perché non sei capace, rinuncia perché è troppo tardi, rinuncia perché non sei all'altezza, oppure rinuncia perché le cose ti stanno andando troppo bene e tu non puoi certo permetterti la felicità, insomma, di che stiamo parlando? Ecco, nel caso di Enea, la rinuncia era in nome del volere degli dèi. Rinuncia perché gli dèi vogliono che tu faccia altro. Fuori di metafora, rinuncia perché qualcosa che avverti come più grande di te vuole che tu faccia altro. E questo qualcosa potrebbe essere la famosissima società o i genitori, gli insegnanti e così via. Ora, è però importante tenere presente che nell'opera questa richiesta è una menzogna, è una balla. Viene dalle streghe, da quelle vocette distorte che vogliono scoraggiarci. Non è reale. Però, qual è l'effetto della menzogna sulla personalità? La frantumazione. Enea è infatti costretto a scegliere tra l'amore per gli dèi e l'amore per Didone, il che si rivela una scelta dilaniante sia per lui che per lei. Insomma, già da questo possiamo trarre un insegnamento importante. L'amore, per definizione, è un qualcosa che ci unisce gratuitamente. In quanto tale non può separare, né tantomeno essere separato in se stesso. Quindi, quando l'amore per qualcosa è posto contro l'amore per qualcos'altro, c'è sempre di mezzo una balla che ci raccontiamo da soli o che ci raccontano gli altri. Non fa differenza, in ogni caso è bene saperla individuare per impedire che si creino quei conflitti tra i nostri desideri più profondi che spesso ci tormentano. Insomma, se Enea si fosse accorto del tranello delle streghe, le avrebbe sterminate tutte quelle bagasce, da buon guerriero che era. Però questa non è l'unica lezione che possiamo trarre da quest'opera. Torniamo un attimo all'ultimo dialogo tra Didone ed Enea. Quante volte ci arrabbiamo come Didone? Quante volte scacciamo a male parole una persona che in verità vorremmo vicino a noi? E che cosa succede quando facciamo così, quando questo conflitto non viene risolto? Beh, direi che l'opera ce lo mette sotto gli occhi e le orecchie piuttosto chiaramente. Un po', in un certo senso, moriamo. Certo, non completamente, magari possiamo continuare a gironzolare abbastanza allegri, però una porzione più o meno estesa della nostra psiche sì, muore, o quantomeno agonizza. Perfetto, direi che adesso siamo tutti depressi al punto giusto. Quindi, direi che è il momento di finire rispondendo sì alla domanda che ci ha fatto Rox, assolutamente. L'opera ha qualcosa da dirci riguardo la nostra vita quotidiana e può farlo perché attraverso le relazioni tra i vari personaggi mette in scena delle dinamiche che fanno parte della nostra vita interiore o esteriore, permettendoci così di osservarle. Chiaramente questa è solo una delle molte interpretazioni possibili, c'è sicuramente chi ne gradisce di meno psicologiche. Tuttavia a me piace pensare l'arte come una grande porta compatibile con tante chiavi che a seconda di quella che inserisci si apre su un mondo diverso, un po' tipo quella del castello errante di Howl, per intenderci. L'importante è averne una di chiave, giusto per non rimanere lì a guardare la porta con questa faccia qua. Quindi, ragazzi e ragazze, quest'opera è una gran figata. Dura soltanto un'oretta e mezza e ha molto da insegnarci sulle nostre vite. Inoltre c'è un sacco di parkour. Quindi armatevi di libretto, palatine e popcorn e fate sapere nei commenti a me e a Rox come è andata la serata. A me non resta che salutarvi e per chi vuole ci si rivede su Musicsofical Live. Alla prossima!